so se lo dico giusto, ma dalla Romagna con furore, o comunque la Romagna verrà portata con furore sul palco dell'Ariston dagli Extra Liscio. Benvenuti! Ragazzi, cioè, l'entusiasmo in questa intervista deve essere proprio altissimo, perché dobbiamo far capire che c'è la Romagna, no? Che accenderà questo palco. Hai visto le onde? Oggi c'è un mare mossissimo. Ho visto le onde di un mare. Beh, c'è anche a Sanremo in realtà il mare, quindi diciamo che ci può stare. Questa formazione, che è tutto un programma, che non è solo musica, ma per esempio è anche cinema, è contaminazione, è storia della musica e, diciamolo, di un genere in particolare, che è il liscio. Prima di tutto, poi non so chi mi risponde, come nasce la voglia di portare gli Extra Liscio sul palco dell'Ariston? Beh, io ho guardato Mirko una mattina e gli ho detto: andiamo all'Ariston. E lui mi ha detto: ma come facciamo? Beh, chiamiamo l'Elisabetta e cerchiamo di dargli questa nostra idea e lei sicuramente ci porterà all'Ariston. L'aveva già fatto, aveva già pensato tutto lei, quindi siamo arrivati due. Cioè, quindi funziona così: uno la mattina si sveglia e dice ma voglio andare in concorso al Festival di Sanremo e ci riesce, oppure voglio portare un film a Venezia e tac, ci riesce. Per gli Extra Liscio funziona così? Ma siamo stati un po' scherzosi nel dirlo, ma è tutto merito di Elisabetta. Elisabetta Sgarbi, racconta come abbiamo fatto, racconta. Racconto, io sopendo, no, è entrato in silenzio stampa. Non adesso, ti prego. Cosa? Non ho capito la domanda. Sei in silenzio stampa. Ma non ho capito la domanda. Scusa, mi ero distratto. No, c'è Moreno che diceva, grazie, gentilissimo. C'è Moreno che diceva, raccontiamo quello che sta succedendo. In realtà la domanda non c'era, era ancora quella di prima, quindi... Ah, allora posso rispondere con quello che voglio, va sì, bene? Puoi dire quello che vuoi, allora, vai. Noi siamo in missione per conto del liscio, noi siamo gli Extra Liscio, siamo in Panda Valera. Abbiamo diciamo che la nostra missione parte da cercare di portare il liscio ai giovani. Poi quello che facciamo, ci siamo montati la testa, perché questi ragazzi qua... Se gli dai una mano, se gli dai un dito ti prendono una mano, se gli dai una mano ti prendono un piede, se gli dai il piede ti prendono una gamba, non sono mai contenti. E allora ci siamo fatti trasportare in questo sogno che Elisabetta Sgarbi ha creato per noi, che si chiama veramente, non so, libertà, si chiama qualcosa che non esiste, proprio esiste, come dicevi tu. Io Elisabetta Sgarbi la vedo un po' come uno shuttle parcheggiato in giardino. E se tu dici una cosa che per te magari anche uno scherzo, poco, senti che si sta già lavorando su questa cosa. Nessuno di noi comunque, a parte gli scherzi, si è partiti scherzando così, però pensavamo di poter arrivare a tanto, perché il liscio comunque, in tutta la sua grandezza, in tutta la sua storia, non ha mai avuto una possibilità di essere paragonata, messa insieme alla musica popolare italiana, no? Questa qui è una musica popolare da ballo, chiusa dentro le palere, dentro le sagre di paese, dove c'è l'odore di piadina fritta. Ora l'odore di piadina fritta si è andato a mischiare col velluto, col color porpora, e sta succedendo questa cosa, questo cortocircuito dal nostro pan da balera sta trasformando in un regalo. Questa missione per quello del liscio è un sogno, è un regalo, è una circostanza, è il momento. Noi ce lo viviamo come... veramente con responsabilità, perché sappiamo di avere in qualche maniera, soprattutto Mauro Moreno, che hanno dedicato una vita al mestiere del musicista, come dicono loro, perché la musica è una cosa seria, il mestiere non è solo inseguire mode o cercare il brano per fare chissà che cosa. Loro hanno sempre vissuto questa musica come se fosse la loro vera libertà, la loro vera passione, per trasformarla in abbraccio, in ballo, una roba che adesso è la cosa più vietata che c'è in assoluto, no? E noi in qualche maniera siamo punk anche per questo momento, portiamo in qualche maniera una musica da ballo, di coppia, in un momento in cui l'abbraccio è la cosa più vietata che c'è. Quindi più difficile di così non poteva essere. Comunque mi unisco all'applauso, un discorso alla nazione meraviglioso. In tutto questo la figura di Davide
Oh, è parlato a filo d'erba. La figura di Davide come si inserisce in questo progetto? Perché a Sanremo con voi? Allora, intanto noi questo Panda Balera, che è la nostra, diciamo, il nostro genere, chiamiamolo così. Che genere facciamo? Panda Balera. Non potevamo andare in un palco così importante, perché la parte più punk nostra è questo signore qua, vedete? Sì. Ma la parte punk sua qual è? Quella di star dietro a una ricrescita velocissima, invece una ricrescita di capelli che è un centimetro al giorno. Cioè, anche l'età, per questo. C'è anche l'età. Questa qui è la nostra parte punk vera, è questa qua, insomma, quello di essere in qualche maniera orgogliosi di essere fuori moda. Che bello essere fuori moda nel 2021. Che bello, perché che bello perdersi. Perché è bello perdersi. Quindi interrompo sempre il discorso, che dopo io quando vado a un certo punto mi devo bloccare per la seconda davanti. Ma sì, perché ora di parlare. Comunque noi, per parlare in maniera un po' più corretta così, noi siamo altruisti e cerchiamo di dare spazio a tutti, perché la musica è libertà e tutti devono essere liberi di poter dire quello che vogliono, no? Tutti devono parlare, tutti devono dire la propria, perché è importante essere liberi. E è bello perdersi, perché poi ci si deve ritrovare. Ah, sì, passiamo fino cioè, parliamo di è bello perdersi, insomma, mi avete convinto, parliamo di è bello perdersi, voglio saperne di più, insomma, che lo vedo lì. Allora, è bello perdersi è un disco esagerato, ma non in senso perché è un disco bellissimo, perché abbiamo fatto dire. Esagerato perché nei momenti di crisi, perché si può definire così questo momento, oltretutto, è anche un momento di crisi, bisogna esagerare. Noi in qualche maniera con Elisabetta abbiamo pensato subito, Moreno, Paolo, Lorenzo, tutti i nostri, di esagerare, di fare un disco doppio, ma non è un disco doppio perché ci sono tante cose. Non è che prendi uno, prendi due. Scusate, parlando troppo state parlando. No, dico, è un disco doppio, è un disco doppio, perché sono due dischi diversi. Il primo è un disco fatto in qualche maniera come si faceva una volta, no? Disc live, suonato live. Allora io mi sono inventato questa sorta di Mariani orchestrone, ho fatto un po' l'uomo orchestra, con da solo suonare 5 strumenti e portare dai brani già a un livello quasi di, insomma, già un brano già quasi finito, no? E il primo disco c'ha questa, diciamo, è chiuso in questa balera con queste luci molto molto colorate, molto intermittenti, dove si incontrano i Kraftwerk con la loro musica elettronica, magari a Capoverde insieme a Cesaria Evora, insieme alla musica alla Morna, no? Dove c'è questa malinconia. Però Moreno, poi Fiorenzo, tutti loro con il loro clarinetto, far riaccendere questa balera diventa una cosa così buona, in qualche maniera pazza, perché i Kraftwerk con Cesaria Evora non ci sta già a dire niente, chiuso in una balera è ancora peggio. Il secondo disco invece è un disco dove viene fuori più la parte della balera di Mauro e di Moreno, dove c'è un brano strumentale nelle nostre visioni di Liscio e poi viene alternato con una canzone magari di Secondo Casadei, perché Secondo Casadei nel 1966 aveva già inventato il Panda Balera, perché aveva fatto un brano shake, perché la balera, il Liscio, anche negli anni 60 era questo contenitore che raccoglieva le musiche che arrivavano dall'America, come lo shake, quello giornalino. Da Sud America arrivava il cia-cia-cia, la rumba, e se che voglio dire, la nostra missione è poi una roba che era già iniziata tantissimi anni fa. Noi cerchiamo solo di portare qualcosa in più, magari, cioè, come diceva Ben Bregovic, no? Chi non è normale non è pazzo, cioè noi cerchiamo di dare un po' di pazzia, un po' di allegria e soprattutto un po' di libertà, e soprattutto non vogliamo seguire nessuna moda, siamo fuori moda e siamo felici di esserlo. Vai, ripeto anch'io. A proposito di cose difficili, poi vi lascio andare, che so che avrete molte altre interviste da fare. Giovedì vi vedremo sul palco, a proposito proprio del mettersi in difficoltà, di non fare le cose solite, con uno strumento che, se ho capito bene, perché io non ne so mezza, ragazzi, faccio un altro mestiere, sono in pochissimi al mondo a saper suonare. E diciamo è la parte più pop di Sanremo, verrà riconosciuta nella storia del festival come la parte più pop, di aver portato uno strumento non tanto sconosciuto come il trautonio, perché è uno strumento molto pochissimo conosciuto, ma è la prima volta nella storia della musica che entra in Italia. Tu pensi a uno strumento importante per la musica elettronica come il trautonio, perché è uno dei primi sintetizzatori inventati, arriva in Italia, ma non a eseguire il repertorio del Novecento di Paul Hindemith, perché lui questo strumento viene utilizzato tantissimo in questa parte musicale del Novecento, ma viene usato per accompagnare
Rosamunda a Sanremo, e poi Davide Toffolo che è qua con me. È arrivato Davide Toffolo, ora fa un applauso. Meglio tardi che mai, Davide, benvenuto, ciao. A questo punto siamo al momento dei saluti, almeno li facciamo a quattro, se siete d'accordo. Anzi, volevo andare via io, Mauro e Moreno, lo fai proprio solo con Davide? Come, cosa devo fare, poverino? Vabbè, saluti, voi fate... Vero, grazie, ciao, 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 ciao. Ciao Davide, ciao, siamo rimasti soli in questa grande intimità che ci vede protagonisti. Ti chiederei un saluto speciale agli ascoltatori di Radio Bruno. Certo, lo faccio. Un saluto speciale agli ascoltatori di Radio Bruno, che sia un momento bellissimo di musica per voi e soprattutto innamoratevi degli Extra Liscio come mi sono innamorato io. Fantastico, grazie mille. Grazie, e a questo punto grazie a tutti, non so se se ne sono veramente andati, se no saluto solo te, Davide, grazie. Sono andati, ah, no, ma non è vero, ha già parlato troppo Davide. Ragazzi, ecco, viva la Romagna, viva la Romagna sempre, ciao. Ciao Romagna, viva il Liscio, e ricordatevi che il Liscio è una musica bella e chi ne parla male perché non l'ha Conosce! Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,